A pochi giorni dalla decisione della Commissione Vitivinicola del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che ha votato l'Ok ok alla Doc Tavoliere per la tutela del vitigno nero di Troia, Camere di Commercio e Confcooperative si apprestano ad organizzare il dodicesimo convegno regionale sull'Ura di Troia, che si terrà domani a Margherita di Savoia e sabato a Troia in largo cattedrale. Un convegno che quest'anno si svolgerà in un ambiente sicuramente più disteso, visto l'ottenimento del prezioso marchio. Questo convegno per celebrare la DOC, a Nero di Troia soprattutto, ma per celebrare una grande sinergia, quella tra BAT e provincia di Foggia, per ottenere questo riconoscimento. Beh certamente sì, il percorso fino adesso adottato è servito proprio per ulteriormente mettere insieme, fare sistema rispetto alle esperienze precedenti. Le precedenti DOC o perlomeno quelle che sono adesso attualmente Grazie. Eh, eh, eh. Ubicate sul territorio sono delle doc di riferimento di singoli comuni. Noi in, con la nostra strategia proprio di coinvolgimento, di fare sistema mh, prendendo a, a modello quelli che sono i modelli vincenti degli altri territori, eh, abbiamo una, eh, un insieme di comuni che vanno dal nord de, del Foggiano, quindi nord Puglia, fino ad arrivare al centro della Puglia. Sicuramente tutto questo ci consente un domani di pensare anche a un sistema integrato di un paniere di prodotti, cioè dare l'opportunità a tutti coloro che operano nei vari settori produttivi di entrare in un sistema a rete e soprattutto di valorizzare un'area della Puglia che ha una forte vocazione agricola ma soprattutto di prodotti di eccellenza.